Ciao amici, in questo video vediamo come abbiamo cucinato un uovo pasquale con un ombrello solare che ha realizzato mio cugino Domenico. È una prima versione molto alla buona che abbiamo utilizzato per vedere se la teoria può funzionare o meno e dovremo costruire un ombrello solare o comunque un sistema di cucina solare molto più evoluta con cui ci prefiggiamo di cucinare, non sappiamo se anche le costine, ma sicuramente almeno delle salamelle e dei wuster. Se non vi volete perdere la nuova versione, iscrivetevi al canale. Come l'hai fatta, Dome, questa prima versione? Niente, la struttura è semplice, parte da un ombrello abbastanza grande, di un diametro di tra 1,10 m. Ombrello del globo, diciamo, del centro commerciale globo. Niente, sono partito con bloccando il telaio con una vernice che mi faceva un po' da colla, e poi gli spicchi sono realizzati in carta incollando su del Domopack, classico Domopack. Il risultato è buono, funziona, le basi ci sono, ce n'è ancora da... Va migliorata. Da lavorarci, perché le costine non le... Assolutamente, ma neanche le salamelle qua facciamo. Ma neanche le salamelle, però vediamo che... L'uovo sta venendo. Dai, i primi risultati ci sono. È incoraggiante, diciamo che ti dà lo spunto per migliorare. È inizio aprile e niente, è sul sole da circa 10 minuti da quando è in posizione giusta, più o meno. Quindi la teglia è calda. Vai col burro. Una nocina. Comincia già a vedersi. Questo è burro. Beh, il burro si sta sciogliendo, almeno quello. Vuoi che prendo le pattine? No, non è così. Anche se speravo di vederlo friggere. Vado. Ma come bello giallo! Un inizio di cottura? Eh sì, va! Ma le costine la vedo dura, però... Le costine la lascia perdere! Però ti conviene... Perché non copro il sole, eh? Non lo sto coprendo il sole, l'ho qua all'ombra. Ah. Poi lo mangiamo. E certo, eh! E che cazzo, butto via l'uovo! Dai, fai la prova! Ehi! Ehi! È un lì, dai! Lì verso destra la vedo bella chiara la mano. Ma dove sono io? Sai cosa? Sarebbe da spostarlo indietro. Aspetta un attimo. Passata mezz'ora circa e il nostro uovo è così. Vediamo. Vabbè, secondo me si può già mangiare. Sì, dai. Se vuoi aspettare... E ancora un attimo, dai. Un attimino. Ancora un attimo. Soda bene il bianco. Diventerà una simil frittata, ma va bene lo stesso. Però, dai, temperatura c'è. Purtroppo non possiamo chiedere più di tanto. È pronto? Vediamo. Sì, sì. La madoncina. Sì. Anzi, ma che bello. Dai, andiamo a prendere i piatti. Stracotto. Possiamo dire che ha funzionato. Quindi tempo di cottura abbiamo messo 40-50 minuti per un uovo. Guarda qua com'è bel colorito. Bello, bello. L'angolo qua. Bello, cottura solare al 100%. E adesso ci prestiamo a assaggiarlo. Dai che vado a prendere le forchette. Dai.
Se questo video ti è piaciuto, metti like, avrò così lo stimolo per farne tanti altri. Se vuoi seguire le mie scoperte e le mie recensioni, iscriviti al canale. Alla prossima!